Ragazzi, si riparte. Altra settimana. Altra settimana. Altra King of the Sky. Siamo già al numero 3. Abbiamo un re che non vuole scendere, che rimane da due giornate. Una Cagliostro che ha preso il trono e non vuole più scendere. Come facciamo? Come la togliamo questa Cagliostro? Impossibile farla scendere. E invece arrivano quattro nuovi ragazzi pronti per provare a scalpire questo re che sembra impossibile da buttare giù. Dai, sigla! Cazzo, sì! Signori, ragazzi, come state? State bene? Come state? Ragazzi, stasera sono in compagnia di me stesso, no? Stasera tranquilla, ho chiesto un po' ai ragazzi, non c'è commento, ma come con Fede non c'è problema, si va liscia, è una serata divertente, dobbiamo tutti insieme pestarci, ho visto che è entrata la scimmia, il gorilla, che slai, il cuso, eccolo, come state allora, cosa mi raccontate? Si riparte dove abbiamo mollato l'altra volta. Ditemi intanto se l'audio ha qualche problema, dovrebbe essere tutto a posto. Ripartiamo dove eravamo l'altra volta con un King, come dicevo nell'introduzione, J4 Smash, che vince da due King of the Sky, imbattuto soprattutto perché, ragazzi, anche la settimana scorsa ha provato Mana a scalfirlo, ma è stato impossibile. Oggi abbiamo quattro nuovi ragazzi che devono provare a batterlo. Chiedo scusa già a Jay in caso perché gli ho detto che c'erano dei match, poi dopo li abbiamo dovuti cambiare. C'è stato un problema abbastanza, diciamo, importante che ha impedito di far apparire due persone che appariranno settimana prossima, però nessun problema. Quindi abbiamo dovuto cambiare all'ultimo due ragazzi che ci hanno fatto uno switch praticamente tra i ragazzi che volevo chiamare settimana prossima e li ho fatti venire questa settimana. Quindi il primo match in realtà sarebbe stato settimana prossima. E niente, quindi cambiato una cosina per Smash che mi ha chiesto con chi giocava, purtroppo, però l'unica è che non potevamo fare altro, purtroppo sono delle cose che sono imprevedibili, è giusto così ragazzi. Abbiamo ritrovato comunque altri due ragazzi, si switcha come abbiamo detto. E quali sono i quattro ragazzi? Li sapete già, sono stati postati sui vari social, su Discord, eccetera. Sono Guessing Game, Sly Cops, che è il nostro Sly, potentissimo Cooper. Abbiamo poi Shintanatos contro Rapelios. Quindi ragazzi abbiamo due napoletani contro il resto del mondo, diremo così. Almeno che Guessing non sia napoletano, non credo. E contro il resto del mondo, perché questo è quello che conta. E non fa sentire benissimo il mic, dai, vediamo, adesso capiamo un attimo. Dici devo abbassare un pochino, adesso vediamo, guarda, lo abbasso un po', così forse è un po' meglio, adesso vediamo, ma secondo me no, dovrebbe andare, adesso capiamo. E perché l'ho un po' alzato, perché nelle ultime live ho visto che era molto molto basso, adesso l'ho alzato un po' e pace, adesso mettiamo a posto, non c'è problema. Ma bando alle ciance, direi, i ragazzi sono qua già pronti, anzi ve li faccio vedere, vedo, guardateli qua, guardateli che belli. Abbiamo l'arbitro contro Arambe. Letteralmente pronti a darsi sfida subito. Eccoli, la prima FT5 di questa sera, Gita contro la Diva. Ragazzi, a voi. Guessing Game, che il bellissimo bug che si vede sdoppiato letteralmente. No, tu dimmi, Lash, perché ho cambiato due robe, mi sembrava uguale, forse capisco un attimo, non ti preoccupare. Tu dimmi, amore, quando vuoi. Ma re, prende pure Paradise Lost, niente. Paradise Lost! No, questo è Parade Lost, non è Paradise Lost, questa è quella di Belial. Adesso lo alziamo, volume di gioco basso. Ah no, non c'è il volume, è diverso, merdaccia, non c'era il volume.
Ora c'è il volume, l'avevo tolto perché era l'intro, bravo, bravo. Dai, dai, occhi di fatto. Ciao, Lallo. Guarda qui, subito, guessing, un macellaio. Diretto, potente, fortissimo. Si è preso il primo round di questa partita e non è bannata, ragazzi, la padella. Questa era bellissima, il King of the Sky dietro le spaghetti. Non sono bannate le armi, non ci piace. La padella, anzi, è la main weapon, si deve prendere. Siamo qui, però si becca il counter al corner. Che full combo, ragazzi, fa malissimo perché è ancora a terra e quindi non c'è lo scaling. Bam, 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 si gioca tutti. Può uccidere, dice. Può uccidere, davvero? Porca troia! Dai, c'è però, vediamo se può provare a comeccare. Oddio, veramente può esserci però da qualsiasi cosa. Però, oh, vediamo cosa si insegna. Entra! Oh, non c'è più di point, nostra diva. La nostra diva. Mamma mia, tutta la partita, primo comeback della serata. Attenzione. Guarda qua, i danni sono alti, vediamo come vuole giocarsela. Oddio! Questa poteva essere una bella lettura, eh? 1-0 guessing, però bella, bella, c'è il nostro slide. Però guessing è on point sempre, ragazzi, sempre on point. Oddio, 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 oddio! Oh? Vabbè, fa il suo? Quanto è bello il bong della padella, raga. Bella la conversione. Guarda qua la nostra padellara. Si sta prendendo quello giusto, no? Sì, 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 sì. Cos'è che c'ha che non va? Dai, vediamolo qua. C'è un cosuto, capito, guarda. Oh! Che mi ha rimesso questo? Ah, ok, ora funziona, mi si era spo... Ok, ora funziona, raga. Ora funziona, prima c'aveva qualcosa che non andava. Sì, sì, sì. C'è perché mi si è spottuto a casa. Ok, ok, ora dovrebbe andare. Chiudiamo le padella. Ciao a tutti intanto, ragazzi, ciao a tutti. Perché c'è il programma che sempre mi cambia le roba a casa, non so perché, ora dovrebbe andare meglio. Bang, bang, bang. Vediamo, intanto il nostro guessing ancora va dritto. Mamma, che bello far slash in tua orecchia, cazzo, che farebbe del metà scherzo, cazzo. E poi c'è lo snaung. Oddio, c'è tutto il grab? Abbassiamo anche il gioco, ok, ok, ce l'abbiamo tutte. Ah sì, vedo che è molto alto, ok, ok. Ok, così siamo a posto. Così dovrebbe andare, ancora un attimo, perché il microfono in realtà è così. Ok, ok, ok. No, perché in realtà avevo messo tutto giusto, poi si è sminchiato all'impero lì a caso proprio. Metterei il volume del gioco a basso, i sound effect al 100, ma come? No, no, prima era equilibrato, ho sminchiato qualcosa all'ultimo, raga, scusate. Problemini, come sempre, come sempre. Ora mi pare più equilibrato, ora è equilibrato, ora è equilibrato. Mi stoppa volendo, ragazzi, mi ha detto che è il Cagliostro Destroyer, eh? Cerca di spodestarla. Mamma che bella, sta King Nikuman and Buster letteralmente, DP però vuoto, slide purtroppo, qui sono danni, e qui sono danni. Ho visto carico, non pensavo così carico. Dicevo l'anni, neanche l'ho visto il trailer, Xantion. Non mi... lo odio. Ah, bella l'H da Shaka, bellissimo. Adesso vediamo. Bello qua, ovviamente viene lanciato via da Guessing Game. Però c'ha solo due, c'ha solo un breve river, eh. Io riesco a concentrarmi con sta host sotto.
Troppo bella, è troppo bella. Guarda, bella, bella, arriva al corner e poi ci tira da su, vero? No, DP. Oppure entra anche il... No. Però è comunque messo veramente, veramente male. Qui è bong. Che bello uccidere di a bong. È impagabile, giuro. Impagabile. Non ci sta, non ci sta, non ci sta il nostro, guardalo. È ripartito, Sly, ha fatto, ha recuperato, è un diesel. Ma cos'è? Gli sbongano! Cos'è? Ah, la riprova, ma qui non ci sta guessing. Di nuovo così, si scambiano. Oddio. Bella aggressiva, la partita. Bolla, ora si gioca lo zoning, veramente poca vita, Gessi, vediamo se fa il comeback. No, Sly prende la partita, dice ci sono anch'io. Segnale, il gorilla risponde. Extremely loud pan sound effect. Ai ai, attenzione, esce il primo che verrà buttato fuori stasera. No, l'ha mandato per quello il torneo in realtà, non perché non si capisce l'arma. Lucilius, ragazzi, come dice Xantion, si può comprare con le rupie, ma non lo comprerete mai con le rupie, sarà, è impossibile. Ci vuole un anno probabilmente. Minchia che danni, raga, che fa la diva. La nostra wrestler. Blow 1, vi ricordo, siete appena arrivati. Prima partita del King of the Sky. Quattro nuovi ragazzi cercheranno di sconfiggere il re, il nostro J4 Smash, il nostro Cagliostro, ancora sulla vetta del mondo, col suo trono. Attenzione, oh oh oh, esce dal corner, si becca. Ai 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 ai, qui rimane pure a terra, sono danni. Pam, mamma che male, raga. Però più male quello, fa molto più male la padella, direi. Porca puttana, raga. Oh, full danni qua, pam pam pam. Si gioca anche il DP. Non so se entra la super, qua, però save jump e 2LL, conferma! Ricomincia? Gioca la super ora. Eccola! Mi piace, mi piace quando colpisce questa super. Mamma, di nuovo antilò, però non conferma, peccato! E abbraccio! No! Perché? Ah! Non è frame 1! Attenzione, questa pensavo entrasse, invece non può entrare. Qua Sly si sente. È ripartito 2000. Sembra il corner con quella padella incandescente. Non ci sta guessing, lo ributto dall'altra parte. Guarda qua, corner to corner. Peccato, bell'antier però. Non ha recovery quella testata. Oddio, cercava il DP per riprendersi il turno, però viene punito malamente qua dalla nostra diva. Si trova nella posizione migliore in cui stare. Oddio, la lettura, uno di vita, manca veramente poco per ucciderlo. Grave, riprendiamo il corner, non può rispondere con il counter. Damn, damn. No, sbaglia la combo, non è un problema. Oddio. Oddio. Raga, è successo di tutto. È successo di tutto, raga, di tutto. E qui partono gli abbracci. Fatevi prendere, raga. Siete a casa, tranquilli. Un bel abbraccio, solo che bene. La stella diva lo sa. Cavolo, cerca la grab, brava, contestare entrambi, la padella entra e questo farà male, signori. Prendo la versione X. Bam. Cerca i risettini qua, ci piace ai nostri gear. Al nostro Sly, i risettini. Minchia che velocità c'ha Jetta comunque di walk speed e di run, è veramente una scheggia.
Mamma sbong! E a stasera ci sono giocatori di classe, tanta roba, qui è tosta, è tosta. Non ogni sera ci sono sempre stati, ma qua il livello pian piano sale. Pazzo guessing, infatti, anche stasera 3, ma il trono è tosta. Bella quella combo, la riprende, no? Save jump, gioca la grab, che eccola qua, nostro warrior, 2U warrior. E qua è punibile, meno 8, lo sa guessing game, si gioca i punti e le barre. Mamma, quel cross up da Sly, che viene preso però in counter hit da per terra, e qui sarà una combo lunghissima, ragazzi. Abbiamo pure 100, la gioca, la diva, lo splendore, calcione in faccia, la sua sorella, e niente. Abbraccio. Si ritorna 1-1. È molto padella qua, Qui arriva il corner, ce l'abbiamo, full combo. Boom. Cerca di nuovo il resettino, ma qua lo sa che se mi freghi una volta, gli ha detto, non mi freghi due. Unique DP ci sta, bella scelta. Se ne va via il nostro Sly, però non ci sta neanche la nostra diva, che ha tre bevi, poi potrebbe giocarseli. Mamma, i danni, non ha bisogno. Ultima scelta, grabo vuoto, però viene punito, se ne va Sly. Oh, non gioca il Bravery qua, guessing. Bella giocata. Che non continua, sapendo che non continuava il nostro slide, non l'ha giocato. E si riporta al match point, guessing. Si porta qua. Pronto, rapido. Raga, mi fate le speedrunning sti FT5, non ho capito. Sto giocando tutti da Dio, bene. Però le speedrunning mi fate. Braccione continua a portare felicità questa sera. Oddio! Arrabbiatissima! Mamma mia! Cosa dovete dire a guessing, ragazzi? Oh! No! Cosa? Questo ci sta, dai, sempre cazzo. Sempre cazzo, mamma mia, che bello. Momento, scam momento, si parte i gorilla. Mamma, come bonca questa padella. Stanno per grandimenti. E la chiude probabilmente con questa super finale. Si prende il round, sarebbe stata una possibile vittoria per guessing, e ora vediamo se ribalta Sly e riparte con la sua striscia di vittorie necessarie. Ci sta però guessing, sempre pulito, continua la sua pulizia verso il possibile prossimo incontro. A vuoto quel registrike. E qua, full combo, di nuovo. E glielo fa lui invece, questa volta zero bleep counter, ragazzi, siamo letteralmente a un Kusoge match. Io super no! Se avete la super lì, raga, non erano danni, era morte. Oddio, oh! Non può confermare! Oddio! Letteralmente entrambi a un colpo! Sly risponde così al 4-1, 4-2, si continua, non finisce lo show. Io devo prevedere poi. Io sto giocando stra aggressivi, bello, bello. Si preme, cazzo. Da sciacca, si va aggressivi.
Vediamo qua come te lo vuoi giocare. Premi di nuovo, lo back encounter a 100 di barra, tutti i preferi che vuole qua. È tosta, probabilmente si prende il match. Si prende il round. Guessing con la combo ottimizzata. Ora iniziano le bolle. Si tira bolle caricate. Non si doggia. Non si doggia qui. Ah, viene preso in counter di tacca. Sono bei danni. Qui gioca anche il Bravery. Non ha paura. Tanto sarà solo lei in offensiva, dice la nostra diva. Abbraccio. Dynamite. TP di Sly, che è pronto a riprendersi in mano il round. Zero punti per la nostra diva. Non si gioca dopo il rec, rimane safe giustamente. Ultima possibile scelta qua. Oddio, Harmon. Conferma così. Guessing game, si porta a casa il primo set della partita, 5-2. Ma che partita potente, aggressiva. Ci piace così a noi qui. Lo adoro, cazzo. Lo adoro quell'uomo. Guardalo poi lì. Supina, pronta. Mamma mia, ragazzi. Partitone. Degli animali, bravissimi ragazzi, tanta roba. Guessing Game, tanto noi invitiamo a rimanere qui, tornerà più tardi. Tanto GG's al nostro anche Sly. Lasciamo a voi i commenti, la chat, diteci il vostro momento migliore di questo set, oltre ovviamente a tutti i momenti in cui la padella ha colpito l'avversario, perché quelli sono tutti masterpiece. E sono stati bei match, eh. Dei momenti, scambi taunt, vedi lo scambio del taunt, anche quello è stato potente, raga. Vedo con Sly è sempre così, è bello, beh. C'è quel pepe, quella cosa che solo in quel momento può succedere, solo con lui, ed è stupendo. Tanto io mentre vado a recuperare gli altri ragazzi che li ho qui, c'ho quello spaghetti. Aspettiamo. Eccolo qua, uno l'ho recuperato, l'altro è il nostro Shintanatos. Eccoci qua. Arrivano. Vi presento i prossimi sfidanti. Chi sono? Shintanatos, ragazzo di Napoli che ormai conoscete tutti qua in chat, avete visto più volte, quindi non è finito il momento in cui potete spammare Napoli nella chat, quindi non preoccupatevi, potete ancora spammare tutto o Napoli o Gore, quello che volete, tutto quello che volete, e con, credo, Lancelot, che l'abbiamo visto anche ieri giocare, quindi abbiamo il primo Lancelot che arriva nella nostra King of the Sky. Dall'altra parte abbiamo Raffaelios, che forse anche lui, no, lui non è di Napoli, non mi ricordo, di Roma, che gioca Yuel. Quindi abbiamo due PG letteralmente molto aggressivi. Ma che figura è questa? No, raga, devo farvela vedere, aspetta. Devo farvela vedere. Campagna Gang. Ma che figa è questa, minchia, che mi hai messo così imprigionato. Tipo ora toglie i pesi. Dio mio, che bello, l'avevo mai visto. Ragazzi, a voi. Due PG aggressivi si scontrano per poi andare contro Guessing Game, per poi finire contro il nostro JForce Smash finale. Siamo partiti in 4, siamo già in 3, vediamo di arrivare in 2 quando volete, ragazzi. Adesso intanto io metto a posto i nomi. Shintanatos, sono forza di scriverlo 27 volte, ho imparato a mettere le H nei posti giusti, quindi ci siamo. Ah sì, ho fatto il master, ovvio, straforte ragazzi. Straforte, raga, ho fatto il master, è certo. Fate dubbi, merda. Succate.
Sì, con Belial è molto fattibile, raga. Adesso vedremo Lucilius. Domani. No, non domani, venerdì si stream Lucilius. Mamma che bella lei, che bella, peccato. Peccato sia un PG che mi fa salire il crimine, madonna. In realtà tutti e due questi mi fa salire un crimine potente. Che mi piace se conoscesse Yule, ragazzi, PG molto molto aggressivo, che gioca sul fatto di avere due Invincible, che sono letteralmente siamo un walk back, letteralmente, che poi decide se andare overhead oppure basso. Da lì all plus oppure fa full combo in counter hit col basso. Ovviamente sono lì i risk reward di entrambe le stanze. E dopo l'altro DP normale. Eccolo qua, guardate. Si gioca proprio di plus frame, gioca la grab ed entra anche nella sua stance. Stance che gioca offensiva, che vediamo la nostra pelle. Infatti non fa neanche pensare niente al nostro Shin, va diretto. Così si gioca questo PG, diretto, non si pensa, si tira. Bravo, bravo, bravo. Infatti tutte quelle che vedo di Yue che dico vanno dritte, perfette, bravissime, bravissime. Così si gioca. Di incasinare l'avversario. Se l'hai fatto incazzare, hai giocato bene. Allora, non ci sta Shin, basta. Adesso sono io quello che deve fare tenere fermo. Parte Lancelot alla ricerca del suo bersaglio, che non credo si trovi molto bene con questo matchup, perché lei può uscire quando vuole con due DP, non uno. È brutta. Primo round per Raffaello. Raga, non ho neanche il tempo di commentarlo, sono velocissimi. Eccoci qua, è Santa Shin, è il momento suo di giocare. Fare tutto, tutta la combo. Pesettino. Bella, gioca contro il Brave Counter e continua ad andare avanti. Bella quella conferma. Alto, si ricomincia e lì deve stare ferma purtroppo la nostra Raffaello, che viene preso purtroppo on hit dal Ready Strike. Ci posso capire, ragazzi. Cominciamo così, già la prima partita siamo un round a un round. Basso, che può confermare? Mamma che danni, ragazzi, da quella. Si ferma, è all'angolo, Shin deve stare sotto la pressione, non ci sta DP e se ne va. E riparte lui a attaccare. Sbaglia la grab, DP! Aggressivo Raffaellos, vuole tenersi il momentum, c'è anche 100 di barra. Potrebbe confermare, bello il 2 accantiere. Bello il resto 2 accantiere. E in full combo e si ricomincerà da capo probabilmente. Come vuole lui, non ho capito un cazzo. I got it. Good job. Mamma, ragazzi, ha giocato col corner il nostro Shin e l'ha portato a casa la partita. Provate contro Lancelot, block button istantaneo. Oh, bello, qua l'antiere, non ci sta, minchia, è partito Shin, dritto per dritto. Voglio giocare io, si ricomincia e niente, il guess sbagliato, purtroppo la Felios. Shin di nuovo, va avanti. Ah, 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 di nuovo. Mamma, pure DP, tutto il momento si mantiene, al corner, cos' up, tutto. Incazzatissimo Lancelot. Pensavi di giocare anche tu. E invece signore, non funziona così. Credevi. Cambia il corner, ma non cambia la situazione. Tocca sempre a Shin, che qui ha anche 100 di barra. Dovrebbe chiudere, eh? E la chiude. Questa letteralmente ha giocato solo lui. Ubriacato. Stanno letteralmente entrambi ubriacando l'avversario, che è il ritmo che devono avere questi due PG contro l'avversario, proprio. Non deve capire cosa fare. Bella conferma qui.
nessuno vuole stare alle merci dell'altra, nessuno vuole stare sotto il mix, però qui 2H anti-air lo prende il nostro Shin. Pochi bravery per Shin, stare attento sicuramente perché era molti danni senza la nostra Rafelios. No, non è un problema, entro prima io, gli dice. Entra, entra Mac, sempre comunque. Mamma, ma chi è? Oh, perché se... Madonna! Oh! Per favore, Lancelot, ferma questa combo. È già morto. Impazzito, è partito questo Lancelot. Non ci sta, Raffaello giustamente ha detto basta. Eh sì, mi sa che poteva continuare perché comunque l'ha restendato a terra e quindi il combo limite non c'è più. Però mi sa che aveva finito le skill, non ho guardato. La prende sulla shell, attenzione! La super! Giustamente non sono due gli invisible, sono tre di Yuel. E qua zero bravery, è brutta questa, fa qualunque cosa farà molto male, però non prende quella air. Stranissimo. E qui Shin chiude la terza anche con la Skybound Arc. Unstoppable. Un treno, ragazzi, sembrava partita letteralmente allo stesso livello, ma qua Shin sta dicendo qualcosa a Rafelios, tipo speedrunnando con Lancelot. Stando velocissimo. Le sa tutte stasera. Le sa tutte. Si ricomincia, giostra di nuovo e non ci sta Rafelios, basta, hai rotto il cazzo. E si riparte lui invece, andiamo all'altro corner, voglio giocare io. Bello risettino! E qua gli fa di nuovo la combo. Oh, gioca il dodge, purtroppo no, recupera il fetto, ragazzi, lì attenzione a farli questi spot dodge. Non c'ha neanche barra, qui si entra sul danni. Grazie Rand. Come stai, bello? Vogliamo anche te qui. La shell entra, non conferma purtroppo. E ne approfitta Shin per ricominciare, ma è DP, DP, si va. Oh, oh, aggressivi, bella Rafael, così. Però ha capito qualcosa Shin? Bam, 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 bam. Ecco, purtroppo il bravery non si può giocare, ragazzi, lì. Non si può giocare il bravery counter. E lo sa, qua fanno niente la combo, duelle, non credo possa entrare, recupera prima, ragazzi. 4-0. Lancelot, 4-0, Shin. On fire. Ragazzi, positivo per Rafael, c'è ancora, l'ha fatto vedere la prima partita, c'è esattamente. L'oppressione però di un PG come Lancelot è molto molto tosta da gestire, giustamente in un set. Con tutte le letture giuste sta facendo poi adesso Shin, sta beccando tutte. Ai ai ai, qui becca anche il duello di nuovo e ricomincia. Le sa tutte. Peccato però non conferma il nuovo super. Aia, e qui prova con una vuota, riesce a punirlo però. Counter hit, giustamente. Un treno, fuori controllo questo Shin. Uno prende qua, il combo. Si parte. Il momento Rafelios, è il momento di far partire. Di far deragliare questo treno. Non è abbastanza per la super, peccato, oppure sì, oppure sì. E invece sì, scusatemi. Non sapevo. UDP, al momento giusto, neanche il save job si salva da quello. Si riprende. Riprende il giro qua il nostro Shin, però non ci sta Rafelios, guardatelo, veramente a poca vita quella Shin.
parte l'aggressività di Rafaello, non più di P ancora. Tutti giusti il DP qua del nostro Shin, non ne ha sbagliato uno. E risponde anche lui con un altro DP. Rafaello è partita. Quel momento. Quell'arroganza che questi due PG devono mostrare. E dire che è molto più Yuel giustamente a mostrarla quell'arroganza. Quel continuo ti posso far sempre DP, non è un problema. Andiamo qua, adesso è lei a mettere pressione. Non punisce lì, ma che non so se è punibile quello. Forse con L. Attenzione qua, riparte. Oh, DP, ci siamo. Paura per ognuno dell'altro del DP su World Cup. Un counter hit. Cosa si era giocato qui? Importante questo round per il nostro Rafelios. Vediamo se però chiude qua l'arso, se lo porta a casa. 5-0. Shin prende il motore, ragazzi. Treno a cannone, scusate, letteralmente impazzito col suo 5-0. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, ragazzi. Che treno, signore. Felios non ha potuto fermare Shin, impazzito questa sera, veramente fuori controllo. Fuori controllo, davvero. Non ho parole, non so come la descrivereste voi questa partita. Una parola per descrivere questo set. Una. Il primo che mette palle lo banno, eh? Perché non vale. Non vale, perché vince sempre quella parola. No, dai, no. No, non pensavo a quella parola, anche io. Ma come? Polle, niente. Mezzo ban questo. Sotto, ma niente, ragazzi, mi stupite sempre. GG's anche Rafelios, ragazzi, perché comunque tenere sotto un Lancelot è veramente tosta, veramente tosta, veramente tosta. Non si può dire Tekken Ball, eh? Altre palle, altre palle, altre palle, altre palle. Ciao Mavis, grazie mille per il pollo, benvenuto, bello. No, non devo darvi idea. Lo sto in realtà prendendo un po' di tempo, perché adesso partirà subito un altro set, FD7, fra il nostro Shin Thanatos e Guessing Game. La posso dare, guarda, un minuto se vuole a Shin per recuperare, tranquillizzarlo, e poi partiamo. Quando vuole lascio partire lui, lascio decidere a lui, perché Guessing è già lì, ma non spingerti subito se vuoi. Aspetta pure un attimo, Shin, quando vuoi. Vi ricordo, ragazzi, a proposito di questo momento, che il King of the Sky è fatto da voi, quindi se volete partecipare al prossimo King of the Sky, punto esclamativo COTS, che vi scriverò io, compilate il form, così possiamo prendere già i vostri dati pronti e venirvi a raccogliere uno ad uno durante la settimana. Volete venire a giocare per provare a prendere il trono? Volete anche fare uno show match per dire, vedere quanti match riesco a prendere? Venite, ragazzi, unica richiesta è essere al mio ADS, che non è così difficile ormai, quindi... Ragazzi, tutti accolti. Quindi ripeto, King of the Sky aperto a tutti. Dovete essere ovviamente parte del disco, quello, così se siamo comodi anche a trovarvi, quello sicuramente, e compilare il forum qui sopra. Vai, infatti, anche io ho già contro Kanza, mi ricordo, contro Lancelot, volevo tipo spaccare qualcosa. Non perché lui giocava, non perché era Kanza, ma perché era Lancelot proprio, giocato anche molto molto bene da lui e mi volevo sparare in testa, raga. È stato un set veramente di livello. E qui cambiano le carte in tavola, due contendenti che hanno già vinto una partita e dovevano scontarsi FT7, non più FT5, quindi ancora più lunga. E ce la manda giustamente Michele, ce la lancia così, ce la regala. Solo i migliori possono sfidare il re. E non sei tu il re, dai, tranquillo, sei tu. Abbiamo anche Paradise Lost, ragazzi. Questo devo dire che credo sia veramente pressante per Guessing, perché
un PG come la diva che si deve beccare tutta la pressione di un Lancelot è veramente tosta, non avendo neanche un DP. Poi dall'altra parte questo gioco ha delle meccaniche difensive veramente buone, come il Brave Counter o comunque il fatto che lei abbia dell'armor, che potrebbe essere molto comode contro di lui. Ma se li gioca tutti i Brave, non gli importa, tanto sa già che non ne ha bisogno, Gessing. Che è arrivato ora, ragazzi, terzo incontro della serata. Se volete anche recuperarlo, punto esclamativo YouTube, trovate il nostro canale YouTube. Subito sotto trovate il canale dei VOD e andate a pigliarvi il VOD di questa King of the Sky che verrà già reinserito domani. Se volete vedere quelle passate, le trovate proprio nel canale YouTube. Mamma, qui è partito il treno di nuovo. Non ci sta, guarda come lo fa deragliare subito. Gessing ha detto questo sta prendendo velocità, non ci piace. Ma è difficile far deragliare un treno che sta andando a questa velocità. È molto difficile. Yes, questo lo dobbiamo magari mettere come punto esclamativo anche magari. O se vai su YouTube l'hash lo trovi nei consigliati a pie pagina. E dove mettiamo tutti i tornei e mettiamo tutte le varie, insomma, live per intero, quelle col contenuto, che ormai sono tutte con contenuto. Tutto quella di ieri che vengono mostrate le palle di Obello Strutto, quindi contenuto di livello. Diciamo che fa gaslighting a Fede, contenuti di livello, ragazzi. Oltre a questo c'è il torneo, ovviamente. Qua viene beccato da quel DP. E non si fa scappare questa occasione, la nostra, la diva, per fare dei danni belli grossi. Un bel 50%. Però non è detto l'ultima parola, perché può veramente far tutto, Lancelot qua. Basta che entra una volta. I break counter da parte della diva non ci sono, ne ha uno solo, quindi deve giocarselo. Se gli baita quella diventa brutta la situazione. Qua però sangue freddo dal nostro Guessing Game, davvero, che para tutto. E ora se lo gioca, lo scende però no, doggia! Mamma? Papà? Nonno, zio? Tutti? Cugino Brio? Tutti? L'intero albero proprio generazionale? E qui gira in altro modo la partita, perché se entra Lancelot subito qua si rischia, però arriva il 2-1. Inimitabile. Mamma, qua avanti e indietro. Nessuno dei due vuole stare vicino all'altro. Bella qua la conferma. Gioca subito i punticini qua. Fare danni, sentirli consistenti. Entra con 2L, classico, ma funzionale. Resettino? Attacca tutto. Continua a cercare il 2L, viene poi preso da grab, c'ha pochi brevi. Questa fa male, però i punti ci sono. Gli legge il jump. Signori. Signori, cosa bisogna dire qua? Cosa bisogna dire, ragazzi? Impenetrabile questa, è niente, scusate. È così, è sempre così, no? Prima dico qualcosa. 2L, l'empty low. Questo frega tutto, non conferma, però forse non aveva abilità. Cominciamo? Non ci sta, Guess, mi ha detto basta, hai rotto il cazzo. Si gioca in due, ti porto io al corner e invece no. Oddio, wake up Raging Strike che coglie impreparato. Guessing Game, mamma mia, eccezionale. È il turning point questo della partita, ragazzi.
1-1 sempre. Siamo un vantaggio per Guessing la prima, ma è lunga, FT7. Qua il nostro re sarà già studiando per la prossima partita. Qua sarà un Cagliostro, un Lancelot, oh, la diva, guarda qua come ha aspettato! Lo scambio di sguardi! Stupido sexy Lancelot! No, no, no! Oddio, signori! That's it! Porca troia! Porca troia! Porca troia! Zero, ritorniamo Guessing, ma ragazzi, che partita del cardio palma anche prima, quell'abbraccio era un po' troppo forte, un calorifero. Qui non sono gioco, questa è una bella strategia, raga, che molti giustamente cosa succede? Perché lì è un 50-50 che ti aspetti, comunque devi fargli da sprecare il 25% di barra all'avversario, no? Perché comunque se non fa il 25% di barra per fare il follow up, la combo non parte e tu perdi due bravery points senza che l'altro perda la barra. Non c'è modo, diciamo, di sapere se lo fa, quindi tu devi decidere prima comunque se vuoi annullarlo. Altra grab così, traversal. Mamma mia, sti abbracci. Mi piace, non è Lancelot, lo vedo. Niente godimento finale stavolta, però basta veramente un colpo. È alla soglia del chip damage, prova a doggiare, questa è rischiosa. Ai. Qui Guessing ha quel momento in più che serve per ragionare. Ha fatto quel dodge perfetto sulla super. Non ci sta qua Shin, giustamente, voleva quella quel round, voleva quella partita. Se la sentiva. Si sente derubato dagli abbracci. Ma è così, sono grabber, ragazzi, vi ricordo la tier list, rubano. Poi vabbè, rapina a mano armata Lancelot. Qui sono due che veramente letteralmente rapinerebbero una banca da soli. Bum 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 bum, combo ottimizzata, così lo mette all'altezza giusta per fargli il link della grab. Oh, lo prende, gioca super, no, non conferma. Mamma, qui ho davvero, se uno droppa qualcosa l'altro risponde subito, è illegale, raga. Illegale, sono veramente a un livello eccezionale, ragazzi. Mi sa che qui però l'abbraccio di nuovo. Va arbitro, che ci dici? Il godimento di Lancelot di nuovo. 3-0 Guessing, ma per nulla garantito che continuerà così, perché tutte le partite, ragazzi, sono fieramente al pelo. Dire che però da quando l'ho detta la cosa che magari dico è difficile per la diva, secondo me è un po' contento anche comunque Guessing che ti arriva addosso subito, così non deve neanche andare a cercarlo, quindi è un po' il momento Cammy contro Zanji, che se l'altro sa le letture è contento che Lancelot arrivi. E qua si trova in difficoltà Shin, fatto le scelte giuste al momento giusto la diva. La pressione, il basso 2M, gli cambia il timing dall'altra parte e lo mette in hard knockdown. Questa è una bella situazione, però ci sono due brain counter, la gioca così di nuovo su backup. È la mossa vincente questa di Shin, eh?
Ma sì, stanno letteralmente giocando Trenitalia contro Italo. Trenitalia quando va velocissimo è una scheggia, però Italo non lo fermi. Guessing si mostra quanto Italo possa battere Trenitalia. Sì, sì, ragazzi. Sponsor ufficiale Vito ADV adesso. Per non fare tutto su Italo. Però risponde Trenitalia. Ci siamo anche noi, non solo Italo. Mamma la combo, bella! Vuole farlo cadere sto treno, guarda come vuole farlo cadere, è così, boom! Si scontrano. Questa fa veramente male, ma non è la vita a cui fa male, fa male ai danni emotivi, raga. Questa fa male proprio al cervello, perché questa può scatenare veramente un comeback! Madonna di uovo! Madonna di uovo! Madonna, questo... Mamma mia! Questo registrare su Wake Up! Di nuovo, beh, che impreparata la diva! Non sono pronto a questo meta, dalle retrovie! Guardiamo, per chi non lo sapesse, Raging Strike è overhead, quindi coglie, diciamo, in privato in doppio modo. Boom, boom, parte. Parte tutto il rec, ti swingo le mie spade in faccia e non mi importa. Wow, wow, wow. Parte, è partito, via. Guarda qua, quando tipo non devi fermarti perché ti dicono fermata libera, puoi andare dritto, eccoci qua. C'è una fermata in meno, ragazzi, si tira dritto, Trenitalia, è partito. Ora lo metto, ora lo metto. No, l'ho messo lui, non l'ho messo, l'ho messo. È overhead il Ready Strike, ma come? In senso vivo, come overhead, in che senso? È un blockable overhead. Oh, sì, in effetti è un blockable. Si è unblockable anche in effetti, sono ubriaco anch'io, scusate ragazzi, perché commentare una partita del genere così veloce, oddio, è morto, una violenta torre, cazzo, c'era qui il time event tra poco. Bonk, 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 bonk. Sei alto che basta, non è alto, non è basso. Sa soltanto quello che non è, direbbe il nostro Boris. Intanto mentre Boris parla, guessing una rollatina in faccia al nostro Lancelot, una gomitata in faccia, il classico saluto delle dive. Minchia, got it, bro. Non dite balle, raga, vi ha preso anche a voi. Questa va letteralmente, letteralmente a salutare Elon Musk su Marte e poi ritorna. Sì, ma è tutto un nome, è tutta una storia, guessing. Le sa tutte in realtà, sa lo script, è un po' come Pippo che sa già la settima King of the Sky. Il nostro guessing sa tutto, questo però non sapeva, è rimasto giù, lo sapeva, Shin! E c'ha una bella Rage, c'è una bella Rage Art, sì, diremo Rage Art, siamo già in tema Tekken, ragazzi. Oddio! La buccia di banana per terra, cos'era? L'ha colpito? Vede dei numeri, vede nelle stringhe. Non dire niente, Pipo. Sangue c'è sempre, ma quello, soprattutto quella settima edizione, ragazzi. Urca. Urca, urca. Oddio, testata così. Di Dan, senza pensarci, due secondi.
E qui Matti non puoi avere l'entrata, te la faccio io. You are my special. Pa, 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 pa. Non te la posso fare meglio di così, purtroppo. Posso dare questo. Ma tornando al match, cacchio ragazzi, 4-1, ma che intenso è sto set, porca puttana, però recupera il tempo, le super non sono abbastanza veloci per punire queste cose ragazzi. Sei cantante ufficiale del nulla, non potrò mai, sempre voluto cantare ragazzi ma la mia voce purtroppo non me lo permette, vorrei fare qualche scream al massimo. Se io, il bello è che io ho la voce abbassata, cioè questa è la mia voce ma la sto tenendo bassa, se io parlassi a voce, diciamo, vera, sapete benissimo, chi mi vede ai tornei sa che a me non serve mica il microfono per fare il bracket man, lo uso perché sennò mi parte la gola ma non mi serve. Abbraccino, calcetto in faccia, classico saluto delle dive. Qui gli fa lo sgambetto, classico trucco di Napoli. Ricominciamo la pressione, 2L, non ci sta, dice vai via, giustamente vai via anche tu, vai via tu! Fa tutto. Giustamente lì gli ha fatto anche la punish giusta, perché ragazzi, quello... Mi sa che era la versione forse anche M, eh? È la versione M forse. Perché era meno... No, la versione L che è meno 4. Quindi può essere troppo vicino, o comunque sa, diciamo, se vuole giocare la grab, si può fare. Sì, anche in quel momento ti dirò. Ti dirò che anche in quel momento la mia voce è molto alta. Un treno la diva. Un treno la diva. Un treno guessing che adesso ha trovato il tassello che gli serviva per portare a casa tutto, allucinante. Qual è il guess del game? Qual è il guess del game? Guessing, qual è? Il vero guess è capire cosa fa lui, ragazzi. Lui sa. Mamma mia. Fuori di testa. Non si ferma. Qui Shin purtroppo stava davanti un muro, meglio del Wall Maria da battere. Vediamo se questo gigante Lance lo riesce a distruggere, questo titano. Piano piano, così fa Lance, piano piano, ma te lo fa sentire tutto. Boom! Dritto nello stomaco, osteopatia proprio. E qui mi sa che guessing si porta a casa anche un'altra partita. Sembra chiaramente il prossimo in lista per scontrarsi col re motivato. No, 6-6, siamo 6. Siamo 6, raga, siamo 6. Lo Wayne? Attenzione! Attenzione al cambio del pick! Il counter pick! Il momento Lo Wayne! Attenzione! Attenzione! Lo Wayne che è stato stealth nerf, ed ho letto anche da internet. La versione X del suo tipo... del suo quarter circle back, in teoria se meno 5 non più meno 4, non so perché, in quale motivo, cosa hanno modificato, quindi però meno qua, meno 5. Ci sono dei nerf buff nella patch che non sono stati detti, ma non è quello il problema, sembra che qua vuole proprio tenerlo lontano, guarda come si magna, eh, qua, oh, una rottura di palle, raga, a giocare contro lo Wayne, se arrivate a casa calmi, quittate. No, ovviamente no, però veramente mi fa incazzare come una bestia. Guarda qua, guarda qua, lui magna, ma che buono. Attenzione, il carro armato. Il carro armato. Il carro armato, ragazzi, non si ferma, due uomini.
Due uomini, avete visto, a lato, uno al centro, e diventa la corazzata più potente che esista. La potete trovare nei libri di storia, questa formazione. Il generale Napoleone la utilizzava, soprattutto nella battaglia di Waterloo, era quello che ha fatto vincere i soldati. Mamma i danni, porca puttana! Magna, magna, lo vuoi? No, grazie! C'è, Shin, attenzione! Dato Meduca, benvenuti ragazzi, grazie per il raid. Ciao belli, siete arrivati al culmine di questo possibile terzo match del King of the Sky, King of the Hill, a tema di Grand Blue Fantasy. Benvenuti ragazzi. Allacciate le cinture, sedetevi, state tranquilli e godetevi lo show. Come vi dice la vostra la diva, con quell'orecchio, guarda, ascoltate! Attenzione! Crazy Strike su Wake Up is the new meta! Vuole mangiare, vuole caricare la barra. Oh, la grab! Qui non è ancora usato però la nostra Yggdrasil. Vediamo, qui vorrei, non so, Zero vuole giocare così? Vuole il check? Mamma! Sa, lui sa tutto! Sa tutto adesso, Shin, hai capito qualcosa? Mamma mia! No, la grab si rialza, che si su e capo! Parte il carro, armato! Pin stop, ragazzi. Due amici ubriachi, uno al centro ancora di più. Le sa tutte. Mamma mia, vabbè, cambia il tempo ora. Si ricomincia. Due negroni sbagliati e si crea la migliore arma di distruzione di massa. Oddio, l'abbraccio! Mamma, l'altro abbraccio, si ricomincia. Potrebbe essere il comeback, se in game vuole portarsi a casa. Non ci sta, c'è il damage, raggio. Missili qui, deve scivare tutto, non può. E Shin parte col comeback. Con la counter pick lo Wayne. Il ladro, deve rubarne altre 5. Non deve mai perderne una. Se la può fare? Sembra buono all'inizio però. Boom, boom, boom! Qui non vuole farlo ragionare, il nostro guessing qua, capite che potrebbe essere un problema se va avanti così. Vuole portarla subito a casa, chiudiamola prima possibile, prima che mi entri in testa e sia io a fare il guessing. Qua per il canto viene preso in CH, la nostra la diva! Parte in tromba con la full combo. Frame kill H. Ai ai ai, qui potrebbe uccidere, lo sento di barra. Potrebbe chiudere questo set. Chiude questo set il nostro guessing. E chiude. 7 a 2 con un 7 golden letters. Perfect. Questo terzo match del King of the Sky, il nostro guessing game. GG's contro Shin Thanatos. Counter pick potente, devo dire, ci poteva stare, cacchio, poteva stare molto lungo, stava funzionando, vedevo, 7 a 2, ma ragazzi, settone. Password te la scrivo qui, già che ci siamo, e ti vedo Jay, spaghetti, ti aspettiamo, diamo qualche minuto di relax al nostro guessing, che adesso ripartirà con un'altra FT7, Nel mente facciamo i complimenti a Shin, ragazzi, è stato un settone, eh? Settone. Non ditemi niente, eh? Anche qua, diritto, una parola per descrivere il set. Una parola, ragazzi. E non può essere lobotomia, l'abbiamo dotato prima. Una parola. Una cazzo di parola.
eccoci qua. Parola chiave della serata, guessing ormai. Quella è la parola chiave della serata. Hai fatto vedere molto, Shin. Ci è piaciuto. E qui, ragazzi, vedo che i ragazzi sono già pronti, i due sfidanti. Quando volete partite. Quando volete un'altra FT7. Il re, già per due, King of the Sky, Cagliostro, con Cagliostro, GeForce Mesh, contro. Ve lo faccio vedere subito, di nuovo Guessing Game, ragazzi, che ha vinto tutti i match per arrivare qui e provare a sconfiggere Cagliostro e portarsi a casa il titolo come nuovo re. Dall'altra parte Jay vuole tenersi il titolo, vuole essere il primo re e unico re di questo King of the Sky, tenerselo per tre serate di fila. Stiamo pensando a delle cose, con cui sto pensando più che altro a dei possibili bonus, diremo, per poter sconfiggere il re se non riesce a cadere. Oggi gli abbiamo dato degli sfidanti molto agguerriti, eh. Ragazzi, carichi in chat per queste due bombe che vi trovate adesso scontrarsi. Due ragazzi non di livello, di più. Pronti, carichi, caricate pure loro. King of the Sky, terza edizione. Ogni settimana. Mamma, se con Tekken vediamo cosa portare, ragazzi. Porteremo sicuro qualcosa. E qua non ci sta Guessing. C'è questo treno che stava andando così veloce e il re è arrivato subito e l'ha fermato col primo round subito. Vediamo qua adesso come se la gioca GeForce Mesh, il King. Il 26, ragazzi, il 26 che, ironia della sorte, potrebbe, se ho calcolato bene, coincidere col compleanno di Spaghetti. Pazzesco. Due giorni prima è pure il mio compleanno. Il 26 arriverà a breve la notizia. Probabilmente tutto pomeriggio stream di Deggen per completare la sera torneo di Unist, perché anche Unist uscirà, ragazzi, non vi preoccupate che l'anime night, gli anime boys sono pronti anche con quello. Tanto qui nel mentre stavo spiegando cosa uscirà fra due giorni, il nostro Guessing Game ha spostato il Guessing J4Guess anche a lui. Mamma mia, sa tutto. Testata anche, era già morto, non serviva, eppure gliela diamo. La cattiveria. Ce l'ha però il nostro re, deve solo scaldarsi. Vi ricordiamo, ragazzi, che gliela date a tutti per ora. Qua anche Guessing arriva da un po' di set, è bello caldo. Adesso Jay invece deve un po' scaldarsi. Gli unblockable, non può fare nulla. Se la deve beccare, credo, quella, se rimane alzato. Bella qua la scimmie che va in full combo. E ora si rimettono le trappole. Questo è il campo minato del re, non può entrare. Non penso proprio di rispondere, Jay. Ai ai ai, di nuovo cerca la read, il guess. Ma che veramente poco per ucciderlo, ma finché non è morto. People die when they're killed, diceva Shiro. C'aveva ragione, cazzo. Does it kill, ragazzi? Non apprezzo Cagliostro, direi. C'era il nostro re, c'era, è pronto. Pronto, però no, Guessing non li lascia avvicinare neanche per un secondo. La pressione non si può fare. Stai lontano.
Eccoci qua, boom, i draghetti vanno. Parte save jump, la pressione al corner. Ma potrebbe provare a chiudere, non ci arriva purtroppo il bottone. E ricomincia, però guessing, pazzesco. Corner to corner. Come a cantiere. 2-0. Questo re potrebbe essere spodestato, ma è ancora lunga, signori, non è detto nulla. Si studiano, un FT7 cambia, si cambia tanto il modo di giocare, ed è questo il bello di fighting games. Continuo sviluppo l'avversario, cosa fare? Ecco che partono i troni. Toshimi se va a beccare una volta, se va a beccare anche la seconda. Pazzesco. Pazzesco. Sì, sì, ragazzi, ormai abbiamo coniato tutti i vari nomi, ragazzi. Segafredo veramente è uno dei migliori. Segafredo, ragazzi, mi ricordo chi l'ha inventato Segafredo, un eroe. Poi anche Segafredo va benissimo, dipende come la leggete. Mamma, questi troni! Slefredo! Ci piace il terreno del re. Non si può entrare nel terreno del re, non si può fare anti-air, sta abusando di quello che deve fare Cagliostro. Impedire l'antiere. Mamma mia, si parte. Ed è qui che c'è il turning point. Il 2-1. Batte forte, sempre. Mamma, come batte questo re. È ripartito. Ha iniziato a sentire la caghetta. No, due partite, non va bene. Mi piace sto trono. Mamma, i danni qua. Il dolore. No, ho avuto niente. Io sono tranquillissimo, ragazzi. Sono perfetto stasera. È stata una giornata molto lunga a lavoro oggi. Quello sì, è stata molto lunga. Oggi è stata pesante. Ogni tanto anch'io lavoro, raga. Pazzesco qua, pazzesco che si sa tutto, sa le stringhe, sa il trone, sa dove punire, perché non è stato colpito, può punire in quel punto. La knowledge check. Ai ai ai, e qui c'ha tutte le possibilità per chiuderla, c'ha tutte le risorse necessarie. E dice ok. 3-1, me ne hai presa una, ma io voglio continuare la mia gara. Continuo verso la corona, non mi fermi. Mamma qua, guardalo. Quell'Evi, ragazze, di Cagliostro, un crimine. Guarda come tiene lontano la diva, ma non è un problema. Mamma mia. Oh, come scappa dal pericolo! Trappolozzo? Evi? Oddio, qui entra automatica, non si può fare nulla. Parte il knockdown, qui parte il gioco della diva, ma non ci sta, trono! Trappolozzo! Sa tutto, schiva! Non può punire, però qui ripare tutto il gioco, col blast frame. Alta grab! C'è pure un super skybound arp, aia! Non vuole avvicinarsi, giustamente. Cagliostro sta lontano, piazza delle trappole, però blocca pure le parti del grab. Butta lontano, bisogna stare lontani qua, ragazzi. La diva è un problema. Ah, la reazione.
reaction, boys. Ragazzi, questo gioco è tanto come Street, ve lo diciamo sempre, reazioni prima di tutto. Io, oh, mi dà. Guarda come quando entra Guessing ogni volta massimizza tutto. Trono sa, ha preso pure il timing. Gli è entrato in testa il re. Messi livello, ragazzi, qua bisogna stare veramente attenti ad ogni scelta, perché veramente ogni cosa può ridursi davvero a quel momento in cui una grab o quel danno può davvero uccidere. Ecco qua, questo è un turning point per il match. Trono, mamma mia, dove cazzo ho preso quello? Destra o sinistra? O entrambe? Non può saltare, qua. Oddio, la Tushimi! Oh, così! Qua si piazza in trappole, non si avvicina, ma guardate che bravo Guessing che col basso cerca le trappole per toglierle! Deve fare un bel lavorone anche Jay, perché veramente deve cambiare i timing. Bravo, cambiare i timing al nostro Guessing, che è sempre pronto con i riflessi per rispondere ad ogni cosa delle trappole. Infastidisce, ma corrente poco, va vuoto con l'Ariat. Arriva il corner, gioco quasi tutto. Gioca la grab era di nuovo, non salta il nostro Jay e può provare a chiuderla. Bam Bam risponde, 4-2. È un botta e risposta da lontano, ragazzi. Che botta e risposta, signori, qua. Overhead parato e qui punisce. Fischioso. Si continuano le grab, si continuano gli abbracci. Ecco qua un'altra, non c'è due senza tre. Trono vuoto non punito. E costa in full combo. I ladruncoli che come piacciono a noi. Gioca il setupino qua, Cagliostro. Bello qui. Si sa tutto Guessing, sa dove doggiare, sa cosa fare. È preparato. Mamma, mamma, butta la pasta. E qui Jay si prende il primo round. Che rapina, ragazzi. Io metterò la trappola qui. Colpa tua se ci finirai sopra. Ricordatevi, ragazzi, questi set devono ispirare anche voi. Questo è il livello che dovete raggiungere. Bei match. Ragazzi, sono qua pronti. Nessuno vuole perdere il re, il trono. Guarda qua, metto questa trappolina qua e ti guardo. Guarda, stai lì, maledetto. Stai lì, maledetto. E invece no, peccato, non punisce il gioco. Che poteva fare full combo. Ma mi sente Jay for Smash e mi dice: sei un coglione perché ho punito dopo. Senza problemi. 4-3. Ricomincia la scalata. I treni che partivano uno più veloce dell'altro alla fine si raggiungono. Grabo vuoto, però non risponde. E se davvero notare come checka tutte le trappole, Guessing. Quella è una cosa veramente importante in questo matchup, che soprattutto lui deve fare. E poi quanto è pronto con l'Ariat, ragazzi. Quanto è pronto con l'Ariat.
Veramente, veramente bravo. Ascoltate, sì, sì, mi sta ascoltando. Mamma mia, i danni questo si è fatto. Non usa mai quella Unique, infatti, non la usa proprio mai, ma giustamente perché è una Unique che ti batte proprio se non stai. Se non sei accorto con il flash. Ma ne ha tirati due, non gli importa! Quell'H puoi tirarne quanti ne vuoi! Quanti ne voglio io ne tiro! È il mio regno! Mi ha grigio, Jay! Non provare a entrare, guarda come lo tiene da parte, le guardie dietro che tengono il trono in salvo. Ma me l'ha Toshimi di nuovo, però non conferma, peccato. Guardate lì, Roberto, Marco, Leandro, sono tutti lì che aspettano il re. Fermi, da 7 giorni. Che guardie brave. Non può chiudere, però la prima. Qui cazzo può ricominciare, perché con 3 bravery point in meno sono tanti danni, non punisce quella grab. Mamma. Mamma donne, non può punire lì. È cheap damage. Lui però cardiopalma, perché veramente c'era un comeback letteralmente già scritto che è riuscito a fermare J4 Smash, perché sarebbe mangiato letteralmente le mani. La versione U non è evitabile da bassi dell'aria, bisogna doggiarla. La trappola alta però riesce a muoversi e così il trono, mentre sul trono non ci provare a premere. Trappola di nuovo, overhead, però non conferma. Peccato, però ovviamente life lead, trono! Dio! Se stanno giocando con le Unique e si arriva al 4-4, ragazzi. Ve l'avevo detto qua. È uno scontro fra i regni. Usurpatore. Guessing che cerca di prendere il trono al nostro Ray Day for Smash. Era partito velocissimo, potente, pronto a prendersi questa serata, a prendersi il trono, visti i risultati già presi, ma J4 Smash gli ha detto: ok, prendi le prime e ora ti mostro davvero cosa fare, ti mostro davvero chi sono io. Oddio, oh puttana. Non me le flippate queste, per favore. Porca troia. Porca troia. Porca troia. Porca troia. Ci piace, ci piace, ci piace. C'è arroganza. Cambia, si cambia, si va. Mamma mia, quante grab arrivano. Porco, e l'aria da vuoto, qui reagisce SJ. Ricomincia da capo. Riesce pure a confermare. Si riparte, neutral, a meno vita, però il neutral è suo. Mamma, lo beta. A sprecare 50% di barra, guarda come lo sta chiamando con quel duello. Aia, qui è garantito, può uccidere. Yes. 1-1, 4-4. Le grab qui entrano, però qui potrebbe entrare in testa di muoversi. Qui deve andarsene, dai. Mamma, c'era la lettura, bravo Kigessing, purtroppo però non era abbastanza vicino. Full combo in two setup. Ma vuole i danni, vuole i danni. Mamma mia, doggia, bravo. Invece qua anche Kigessing, mamma, ragazzi, è un bravo su bravo. No, risponde con il brain counter sul 2-1, peccato che era una bella punish lì. Madonna, ragazzi.
Mamma, quell'Heavy, che roba. Uno dei crimini dell'umanità, quell'Heavy, ragazzi. Oh, il crimine di salto. Si riprende in mano Guessing una partita 5-4 fino all'ultimo, ogni pixel va veramente misurato e conta. Ragazzi, qui voglio sentire anche voi della chat. Uno per Guessing Game, due per J4 Smash, il King. Mamma, qui ha sentito. Si autovota Guessing tirandomi una super in quel momento. Diteci sì la vostra, ragazzi. Uno per Guessing, due per J4 Smash. Forti e chiaro che qua i ragazzi sanno che hanno il loro tipo. Tiratelo fuori che è il momento. Date il massimo. Tutti e due vogliono rimanere re, vogliono ritornare la settimana prossima. Jay ormai ha chiamato il mercoledì il giorno del re, non può andarsene. Mamma, come non l'ha preso qua il trono? Non c'ha hitbox al lato, quindi. Trappolozzi, si ricomincia. Non ha 50% di barra qua, non so che è. Si deve stare attento. Qua un semplice jump in. È andato. Dai, siamo lì, ragazzi. Tutti e due li volete. Qua di nuovo il gambo in aria. Se la gioca così Guessing al 100% sulla scelta in aria, se lo sentiva. Invece rimane tranquillo, deve formarsi a terra e si prende il round. Inizia di nuovo il suo campo minato. Non ti avvicinare, per favore, stai fuori. Questo è il mio regno. Siamo di nuovo subito al corner, eravamo dall'altra parte. La pazienza, Raging Strike purtroppo a vuoto. E qui la paga. E qui la fa pagare il nostro Guessing. Arriva pure a 100, però non può fare nulla qua. Trono! Oddio! Però non è riuscito a punire. E qui è tranquillità, ragazzi. Bisogna stare tranquilli, non reagisce qua. Vediamo, però c'è un 100% di barra quasi entrambi. Vediamo la punish. Questo può essere importante perché devi tornare pure la barra a 100. Non credo uccida, ma davvero è un turning point per la partita. Un duale non cover. Ah, questa fa male. Match set king point per Guessing. Signori, potrebbe essere la l'ultima partita di stasera. Tensione a 1000. Potrebbe essere. Lo dirò ogni partita che andrà avanti dopo questa. Più ogni scelta ha il suo peso. I giocatori lo sanno, lo stanno facendo sempre, facendo vedere. Il trono! La trappola! Mamma mia, danni! Madonna, non finisce qua. Grabboni, c'è una trappola lì, se no se ne va perché sono colpito cagliostro. Mamma, si gioca tutto qua, sapeva, paziente. J4 Smash ha aspettato il momento per impilare quel Heavy e prendersi il round. Mamma qui, ragazzi, sembra finita ma non è finita. Sfortunato qui con la trappola. Ma se ne va, cambio di corner. Gioca pure le barre qua.
Boom, cosa si gioca qua? Nulla, aspetta! Lui sa tutto? Invece no. Sei a 5. Quanti di voi vorrebbero 6 a 6, ragazzi? Quanti di voi vorrebbero 6 a 6? Tutti, non vi lascio neanche rispondere, cazzo. Tanto Valas nelle sue, la sua corte del Cagliostro, stanno confabulando. La corte di la diva non esiste, conosciamo solo Govedarica e Kessing, giocare questo PG in Italia. Questa donna. Tanto guardate Marco dietro, Leonardo, Leandro, tutti lì pronti a aspettare il nuovo re. Non è un caso che stiamo giocando qui, ragazzi, non è un caso. Si rimette al corner, è sfortunato qui forse, Jay. Starà tempo di... Oh. Che cosa è successo? Che cosa è successo? Anche Guessing non sa. Però riprende subito treno, non vuole arrivare al 6 a 6, vuole chiuderla subito. Riprendiamo in mano questo round perché veramente se arriva al 6 a 6 è un casino. Combo, combo, ancora 50, non so se chiude, does it kill? Ed entra. Possibile, set point, ma c'è con le reazioni, madonna che conversione qua, guessing game. Heavy qui non deve premere, J4 Smash non vuole. Porca troia, tutto sa! Oh, il canto era vuoto, sfortunato. Porca boia, qua si scambiano i break counter. Questa sarà partita Kusoge, raga. A breve, partita Kusoge. Hanno letteralmente un break counter l'uno. Oddio, questo fa malissimo. Potrebbe essere chiusura? Potrebbe chiudere? Non ha chiuso ancora il trono. Porca troia. Non è ancora chiusa. Mamma, fino alla fine. Fino alla fine la pasta non si butta. La pasta non si butta perché è ancora... Sei a sei. Che nervi saldi entrambi, signori. Fate un applauso a entrambi i giocatori perché sono fuori di testa. Sono fuori di testa. Set della Madonna, ragazzi. Porca puttana. Avevamo detto, i danni erano alti con quelle poche, con quei pochi brave counter. Porca troia. 2-1. Il trono, si rispondono, stanno rispondendo l'uno contro l'altro letteralmente con queste mosse. Trappolozzo, devi stare lì, non puoi far nulla. Stare attento qua, guarda. Mamma che wolf punch qua, guessing. Lo uccide? Does it kill? Yes. Ultimo possibile round, ragazzi. Altrimenti double Luigi. Stiamo avvicinando a Tekken, introduciamo questo termine. Guarda come tutti e due non vogliono mollare. È finito sul trono, non viene confermato, non è un problema. Madonna, madonna. Full perfect double Luigi. Signori, ultimo round, King of the Sky, terza edizione. Guessing Game, la diva contro J4 Smash. Cagliostro, qua fuori di testa. Gli ho tolto mezza vita. Guessing, sembra sapere tutto. Non chiude.
E chiude così. Con la grab e anche lui col perfect. E si prende il trono. 7-6. Che set, ragazzi. Porca puttana, ragazzi. Che set, ragazzi. Porca troia. No. Ragazzi, che set. Che set, ragazzi. Porca puttana. Ma gli fate un applauso, ragazzi. Fateli un applauso a sti due che hanno giocato una... ma delle partite. Mamma mia, che partita, ragazzi. Che partita della Madonna, regà. Fate un applauso a GeForce Mesh. Ma soprattutto fate un applauso al vostro nuovo re, ragazzi. Al vostro nuovo re J4, sì, stavo per dirlo, ma ero abituato al nostro nuovo re Guessing Game, che tornerà nella prossima settimana. King of the Sky 4, pronto a mantenere ancora il titolo. E ora bisogna sorpassare il record del primo re di J4 Smash due volte, due vittorie. Minchia, però... come gliel'ha fatto sudare sto trono J4 Smash? Nessuno, davvero. Ma cosa possiamo dire? È stata stupenda. 7-6 fino alla fine. Non si è mollato un round, non si è mollato un pixel. Non gli errori sono stati da ambo le parti nei round, ma ognuno ha fatto pagare all'altro quando si sbagliava qualcosa. Tutti l'hanno pagata sempre. Equilibrio fino alla fine. Strepitoso ragazzi, non saprei che altro dire. Settoni. Datemi un secondo, mi sto riprendendo anch'io, perché è veramente spettacolare stasera. Ogni volta che andiamo avanti è sempre meglio. Questo è un po' quello che volevo mostrarvi. Andando avanti, stiamo facendo un po' a gradi, stiamo salendo pian piano con la King of the Sky, sempre giocatori sempre più forti. Allo stesso tempo, mentre i giocatori magari che avete visto all'inizio avevano un certo livello, che era comunque molto alto, stanno continuamente aumentando, stanno continuamente salendo di grado e si iniziano a vedere sempre di più match di livello e di qualità spropositata. E questo gioco, quando i giocatori sono a un buon livello, che c'è un bello stack mentale, che c'è proprio... quel momento in cui hai paura di fare la scelta, ma la prendi magari e la prendi giusta, è un godo totale dalla parte del giocatore, ma un godo anche per voi che state guardando, perché davvero, davvero è veramente bello. È veramente bello. E lo abbiamo visto anche con lo shootout finale proprio di Guessing Gang, si è preso la vittoria. Ovviamente niente, niente cattiveria, ma era proprio la contentezza di essere preso, cioè, tanta roba. Veramente tanta roba, ragazzi. Veramente, veramente tanta roba. Signori, io concludo dandovi l'opportunità di passare al King of the Sky delle prossime edizioni, compilando il form che trovate in chat. Quindi ve l'ho appena messo, andate a compilarlo se volete apparire nei prossimi episodi, ragazzi, perché... potete tranquillamente compilare quello. Arriviamo noi, ragazzi, spaghetti, a chiamarvi, vi inseriamo in una lista, perché comunque ogni volta che ce la mandate la lista vi inseriamo, anche se non lo diciamo, e veniamo a prendervi quando serve. Quindi quando vi chiediamo le disponibilità, ovviamente cerchiamo di fare anche incontri un po' equilibrati sempre. E allo stesso tempo, se ovviamente volete solo venire a guardare, vi ricordo ogni mercoledì, il prossimo sarà il 24, che non... ah cazzo, prossima volta magari... 24 vedo, ragazzi, se ci sono, però 24 mal che vada, se non ci sono io chiedo uno dei ragazzi, perché è il mio compleanno il 24, quindi per quello, se non ci sono è perché sono fuori a festeggiare, sarò ubriaco marcio, no, sarò semplicemente fuori magari a festeggiare, tutto qua, vediamo, vi faccio sapere, comunque in qualche modo lo facciamo. Sarà addirittura peggio della settima King of the Sky, che Pippo, oh, madonna, se vi dicesse tutto quello che sa Pippo della settima King of the Sky, non potremmo finire i commenti nella chat, ragazzi.
Quindi niente, sarà ancora peggio, sarà ancora peggio. Vi ricordo quindi compilate e domani niente per problemi purtroppo di Giova eccetera, niente community event, quindi pausa. E ci vediamo con me, se volete, il venerdì con Lucilius il pomeriggio sul mio canale. E invece la sera, venerdì sera, non so che torneo c'è con l'Anime Night, però vi ricordo appuntamento Anime Night qui con i ragazzi, Kero, Strutto, Drugo, Quit, Omega, eccetera, eccetera, tutti i vari boys dell'Anime Night. Grazie per essere stati qua, spero vi sia piaciuto, vi ricordo ultima cosa, punto esclamativo YouTube per trovare il nostro canale principale di spaghetti. E se andate sotto anche quello dei VOD, dove postiamo tutti i King of the Sky. Quindi oltre al VOD Twitch, se volete pescare questo set, questo video, lo trovate già domani o comunque dopodomani sul canale YouTube VOD. Quindi non perdetevelo. Giuro che ho finito, giuro, non avete un miliardo. Adesso troviamo qualcuno a cui fare un saluto, un assalto potentissimo. Saluto, un assalto. Vediamo chi andiamo a trovare. Vediamo chi c'è. Chi c'è, ragazzi? C'è Gico, dai. Andiamo da Gico. Che gli ricambiamo il salutino di ieri. Vi lasciamo come sempre. Dai, sono un coglione perché mi sono un coglione. Ho fatto ride, facevo ride a Spaghetti Showdown, mi facevo auto ride, che sarebbe una strategia molto potente, di proprio forte, veramente next level. E mamma che rincoglionito. Ed è il saluto finale. Grazie ancora di essere qua, ma soprattutto ai ragazzi che hanno partecipato, che ci hanno dato il loro tempo e spero si siano divertiti a venire qui a giocare. Quindi il nostro Sly, a Oshintados, a Guessing Game, Reassoluto adesso, a Rafelios e a JForce Mesh, che è venuto qui per 2 settimane a giocare. Spero si è divertito molto. Grande set, davvero grandissimo. Ti chiedo scusa ancora se non ti avevo detto che il primo match, come dicevo all'inizio, che l'abbiamo cambiato, quindi non ti ho detto 2 PG che in realtà sono stati cambiati, ma perché abbiamo avuto un'urgenza all'ultimo, quindi mi sono anche dimenticato di dirtelo, ti chiedo scusa. Quindi però è l'unica cosa che ho avuto, ci sono stati dei problemi, quindi non siamo riusciti a farlo. Però davvero veramente grazie ragazzi, perché vi ripeto, questi eventi sono per voi e spero vi piaccia. Ho finito, vi mando da Gico, scrivetele un bel palle gigantesche e andiamo. Guessing Game, anzi scrivete il Guessing Game Reassoluto. Pronti. Ciao belli, grazie.